So che ti piace scrivere poesie. Quando hai iniziato a scrivere la tua prima poesia? A 8 anni. E all'inizio ho iniziato a scrivere una poesia sull'autunno che ci ha dato per compito la maestra. E poi ho iniziato a scrivere molte altre poesie che erano di argomenti differenti tra di loro. Per le sue maestre è stata una rivelazione, un piccolo talento letterario con vocazione poetica che ha stupito per la semplicità e naturalezza con cui compone poesie, rigorosamente in rima, su svariati argomenti. Benedetto Cottone, 10 anni, frequenta la quinta elementare a Borgo San Pietro, a Crema, ed ha iniziato a scrivere all'età di 7 anni. Prima consigli sulla vita, rielaborati secondo la sua prospettiva di bambino. Poi è passato alle composizioni in versi, poesie vere e proprie in rima dove esprime le sue sensazioni su diversi argomenti. Mondo. Il mondo è una terra meravigliosa, è una storia favolosa. Già dal primo mito il mondo è infinito. Il mondo è fatto d'amore, però qualche bambino è cresciuto nel rancore. Il mondo è la bellezza della natura. La soluzione ad ogni cura è una gran quantità di energia pura e l'occasione per sconfiggere la nostra paura. Per difendere la terra voglio pace ma non voglio guerra e dal mio cuore profondo dico questo è il mondo. Dall'autunno alle foglie, dal mare ai poveri, ogni aspetto della realtà con cui entra in contatto è fonte di ispirazione. Poveri. Poveri abbandonati, poveri per strada, poveri senza pietà, la loro vita ha rubato la propria felicità. Loro soli e circondati nel mondo del dolore, nella loro vita non c'è uno spazio, un solo attimo d'amore. Poveri stanchi e affamati, è come se i loro cuori fossero stati rubati, come se fossero chiusi in una serra, poveri distesi e coricati a terra. Spero che abbiate speranze, grazie a Dio, oltre ad amore vostro, anche ad amore mio. A Crema il talento di Benedetto Cottone è già noto al di fuori dell'istituto scolastico che frequenta. È già stato invitato in alcune trasmissioni televisive e partecipa a concorsi letterari. Nel suo futuro, tuttavia, non c'è solo la scrittura. Le sue ambizioni spaziano in vari campi, come le sue poesie. Cosa ti piacerebbe fare da grande? Lo scrittore, il tennista, il cardiologo, tantissime cose.